Salve a tutti ragazzi e benvenuti a tutti. Oggi ci troviamo su Atruletti in cerca di tette, perché voglio concludere quest'anno in bellezza. C'è chi lo vuole concludere vincendo soldi, c'è chi lo vuole concludere trovando l'anima gemella. Io lo voglio concludere trovando tette con voi. Ok, che poi a fine anno può, cioè, accadere di tutto, tipo, che ne so, cose così. So che dovrò starmi una giornata, perché gli episodi di Atruletti ce la farò a parlare. So che gli episodi di Giattoletti io li faccio durare 100 anni, ma poi li edito così tanto che escono fuori 3 minuti. Però spero che questa volta vi porto un episodio più sostanzioso. Iniziamo proprio di merda. Io volevo trovare tette, non salsicce. E a te quella puttana di tua madre, a te l'anno nuovo ti deve finire una salsiccia qui in gola. Allora raga, io non ho niente contro i marocchini, però quello, cazzo, già è scuro di pelle, poi si mette pure al buio, uno non lo vede, si deve sforzare. Meno male che non si vedeva, perché c'era scritto qualcosa di piselli. Vola colomba bianca, vola. Perché se ne vanno? Se ne vanno sempre i migliori. Devo togliere il fatto che auto reconnect. Hai ma li mortacci tua. Ho visto cosa avevi, brutto pezzo di merda. Tu italiano di merda che fai queste cose su internet, sei la vergogna d'Italia, porca puttana. Non vi lamentate di Berlusconi e dei politici, questa gente fa ancora più schifo di loro. No! Mi dai 50 euro, dai. Dai, i soldi di Natale, dai. Così mi compro Rainbow Six Siege, poi mi dai i soldi di nuovo anno e mi compro tante cose. Sì, non ho bisogno di soldi. Sembrava tipo Gianni Morandi. Ciao. Albania. Oh, hi. Boobs. Ragazzo, tuo padre! Madonna, che nervoso. Gli altri youtuber trovano proprio delle cose che non ci entrano nemmeno. No, ho paura di vedere cosa uscirà da lì. Altri youtuber trovano cose tipo così grandi che cazzo ero, maschio o femmina? Mi fate finire il discorso, grazie. Gli altri youtuber trovano tipo cose che te li trovi così, perché sono così grandi che quelli non sanno dove se lo devono mettere. Quindi o lo mettono tipo sotto la cosa, quindi stanno così, o se le mettono così sopra il computer, quindi coprono pure la webcam. Rossa di capelli, vogliosa di piselli. Ma va! Allora, ragazza, 21 anni, esattamente, prima di vedere una persona, secondo me cercano solo quelli col coso da fuori. Quindi, ragazzi, il prossimo episodio lo farò anche io col cecio da fuori. Piccanto senza cipolla. Per me è piccanto senza cipolla, per te come va bene? Raga, che cazzo l'ha svegliato? Ho detto di starti zitto, porca miseria! È felice! L'hanno mandato dei soldi, dillo, stronzo! T'ha dato dei soldi a nonna, quanto t'ha dato? Quanto t'ha dato? Quanto t'ha dato? Dimmi. E rimane rimasto immobilizzato. È così felice, raga, che è rimasto immobilizzato. Con quel... Vogliamo le tette! Vogliamo le tette! E noi vogliamo le tette! Ecco la tetta! Ma volevo una tetta femminile, non una tetta maschile di mortacci tua! Cioè, ma che è un troncato! Ma vaffanculo a te, a tua madre, mi hai rotto di una puttana che hai a casa! Comunque ragazzi, io concludo qui l'episodio, spero che vi possa piacere, vi auguro un felice anno nuovo, poiché questo episodio credo di pubblicarlo il 31 per augurarvi anche un buon inizio di anno e di ringraziarvi per chi ancora oggi mi supporta e poiché molti ragazzi mi hanno, diciamo, abbandonato, se ne sono andati molti senza motivo.
Quindi, raga, io concludo qui. Ringrazio tutti e buon anno, raga. Sperando che il prossimo anno ci saranno più boobies, più tette. Quindi io concludo qui e ciao belli e buon anno. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.